Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Beh, ma sì, che questo sia esistito, secondo me non c'è dubbio. Io non condivido la parte sui cittadini che sono come un'azienda. Lo Stato non è un'azienda, grazie al cielo, e deve gestirsi in maniera differente. Dopodiché è vero che ci sono dei cittadini che con il fisco in questi anni hanno avuto un rapporto tremendo. Andiamo a chiedere a imprenditori che avevano magari vantavano dei crediti verso lo Stato e contemporaneamente non potevano lavorare perché non riuscivano a pagare le tasse e gli bloccavano l'azienda. Mi sembrano, cioè, cose sotto gli occhi di tutti che anche la sinistra ha recepito nel corso degli anni. Non credo che ci sia un partito, insomma, salvo qualcuno che propone genericamente di tassare i ricchi, poi vai a vedere e non sono ricchi, no? Su gente che magari guadagna 3.000 euro al mese, non la definirei esattamente un ricco. L'evasione di necessità c'è stata. Abbiamo visto politici, presidenti del Consiglio, ricordo sì, che facevano accordi con grandi multinazionali a cui le procure contestavano centinaia di milioni di evasione fiscale. Mi sembrano quelli i grandi evasori. Poi sicuramente sono difficili da perseguire, però andare a insistere ancora sul padroncino o il piccolo imprenditore o l'artigiano o le pagliacciate dello scontrino, tanto questa è la direzione che abbiamo preso anche con... Sì. Perché no, sono...